Cosa spera per la Fiorentina di domani? Ma io spero la vittoria. E... la situazione attuale della Fiorentina cosa ne pensa? È un po' in crisi, poi ci sa questo Simeone che le più quelli che sbaglia e quelli mette dentro, però via, vediamo, bisognerebbe cambiare attaccante. E del gesto... tenerlo un po' in un panchina per vedere se si ripiglia. E del gesto che ha fatto nella scorsa partita cosa ne pensa? Non te lo posso dire, che ti dico, se lo deve mettere il ditino. Io spero di vincere, anzi io sono abbastanza convinto di vincere. Dimmi. E per quanto riguarda invece la situazione attuale della Fiorentina, la società, la squadra, Pioli? Allora, Pioli secondo me è più di quello che c'ha, che può fare e non può fare, perché la società non gli ha messo a disposizione grandissime possibilità. E più ora ci abbiamo una bomba a Simeone, perché insomma Simeone dopo il gesto che ha fatto l'altra settimana, insomma. È disposto a perdonarlo? Io personalmente no. Al 65% si dovrebbe vincere noi. Chi spera che segni? No, va bene, mi va bene Benassi, mi va bene Chiesa, basta segnare. Di Simeone? Simeone l'ha segnato, però è... ancora non ha ripreso quello che era quando è venuto lui. E il discorso da un altro. Il discorso da mi dispiace per Gattuso, perché lo reputo una persona per bene, bravo, lo manda via. Mi dispiace per Gattuso. Pioli? Pioli non mi dice nulla come allenatore, ma più che altro è la società che è un certo. Milan facile. Lei è tifoso del Milan? Ma vince il Milan facile perché è più forte. E come mai è più forte secondo lei? Chi gioca? Chi è il centravanti della Fiorentina? Simeone. Ti sei disposto da solo, eh?